Siamo lodati Gesù e Maria. In questa splendida liturgia domenicale, fratelli e sorelle carissimi, il Signore ci invita, come è evidente dal Vangelo, a riflettere sul primo e grande comandamento, che lui poi esplicita e spiega: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Sapete che a catechismo ci dovrebbero avere a suo tempo insegnato quali sono i due precetti della carità, che sono anche, come dire, esternati ogni mattina e ogni sera, quando spero, recitando le preghiere del mattino e della sera, facciamo anche l'atto di carità. Qual è il primo precetto della carità? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, e il prossimo, per amore del Signore, come noi stessi. In realtà questa formulazione non è altro che, diciamo, una esplicitazione polarizzata sull'amore del primo comandamento del Decalogo. Ricordate il primo comandamento del Decalogo? Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei di fronte a me. Ora, guardate, noi viviamo in un contesto culturale che è evidentemente, per tante ragioni, molto sensibile al tema dell'amore del prossimo. Ma domanda e provocazione: l'ambiente, ma anche noi stessi, siamo non solo altrettanto sensibili all'amore di Dio, ma Gesù dice prima l'amore di Dio e poi l'amore del prossimo, ma non solo perché c'è una differenza di grandezza, ma come dicevo nell'omelia di ieri sera, che evidentemente non ripeterò adesso, noi amiamo il prossimo in maniera vera e autentica solo nella misura in cui ci sentiamo amati e amiamo Dio. Altrimenti l'amore del prossimo è apparenza, non è mai autentico. Una domanda, facciamo 3 secondi di silenzio, proviamo un attimo a fare mente locale. Se voi aveste un amico ateo, d'accordo, che viene a dirmi: senti un po', che significa non avrai altri dei di fronte a me? È il primo comandamento, capite che se è il primo comandamento, io dico sempre anche ai ragazzi del catechismo, no? Secondo voi i comandamenti sono esposti in ordine gerarchico, cioè si va dal più importante, tutti importanti, ma si va dal più grande al meno grande, anche se comunque importante, perché il decalogo forma un'unità, o sono disposti a capocchia? Se qualcuno di voi ha insegnato il catechismo, io non ti ho detto come è successo, no? Quando si interroga sui 10 comandamenti, qualcuno fa, che dispara, mischia, 7º, 4º, 2º, 1º, eccetera, eccetera, e fa, magari li punta 10, ma dice così, dico, va bene, meglio che niente, no? Dico, però bisogna imparare a dirli in ordine, ma non per ragioni, come dire, nozionistiche o sciocche, perché c'è una gradazione. Quindi anche quando facciamo l'esame di coscienza, la prima cosa dovremmo chiederci: ho osservato bene il primo comandamento? Cioè, siamo sicuri? Quali sono i peccati contro il primo comandamento? Non avrai altro Dio all'infuori di me. Come trasgrediamo questo comandamento? Allora, oltre alle parole di Gesù nel Vangelo, che ho commentato un po' approfonditamente nella messa di ieri sera, abbiamo la parte finale della seconda lettura bellissima dell'Epistola di San Paolo, che ci dà qualche indicazione. Dice che è tutto contento della sua comunità, che stanno camminando bene nella fede, addirittura risuona l'eco della vostra fede in tutta la Macedonia, in tutta la Caia, tutta quanta la Grecia e i confini limitrofi. Quindi Tessalonica era una comunità molto bella, era una delle poche comunità che non ha fatto troppo tribolare San Paolo, secondo le fonti. E dice: sono essi venuti a raccontare, cioè quelli che conoscevano la fede di questi tessalonicesi, come noi siamo venuti in mezzo a voi e voi vi siete, attenzione, convertiti dagli idoli a Dio. Convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivo e vero. Attenzione, questo è un ottimo spunto per meditare un po' sul primo comandamento. Chi sono gli altri dei che non dobbiamo servire e che non devono essere posti dinanzi a lui? Come si chiamano tecnicamente? Gli idoli. Ma voi sapete, non so se sapete, che anticamente, quando c'erano
gli dei pagani, sapete cosa facevano ai nostri fratelli e sorelle cristiani dei primi secoli? Facciamo attenzione a quello che facciamo durante la liturgia. Avete mai visto voi una messa solenne? Qui purtroppo, non essendoci, con mio grande dolore, i ministranti, non si possono fare tante messe solenni. Avete fatto caso che durante le messe solenni il vescovo, anche il sacerdote che presiede, usa l'incenso? Sapete, no? Cosa è che si incensa? Cosa significa incensare qualcosa? Incensare vuol dire che io quella cosa la riconosco come divina. Avete visto, prima che si legge il Vangelo, che si fa? Il Signore sia con voi, si canta dal Vangelo, e poi tic, 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 tic. Perché? Perché il Vangelo è parola di Dio. Cosa incensa il vescovo appena entra in processione con i ministranti? Fa il giro dell'altare, no? Perché? Perché l'altare rappresenta Cristo ed è il luogo dove si compie il sacrificio. Oltre all'altare, che cosa incensa in particolare il vescovo? Fateci caso. Passa intorno all'altare, dopodiché, quando arriva davanti al crocifisso, si ferma, fa un inchino profondo con la testa e incensa la croce. Perché ci insisti? Perché incensiamo la croce? Chi c'è sulla croce? C'è un uomo come noi? C'è uno uguale a noi? C'è il Figlio di Dio sulla croce, quindi si incensa. Vi ricordate quando si termina questa, la processione della Madonna della Vittoria? Alla fine c'è l'incensazione della Madonna. Si possono incensare evidentemente anche i santi e la Madonna. Perché? Perché certamente non sono Dio, ma sono creature in cui la divinità si è manifestata, li ha rivestiti della sua santità perché sono santi. La Madonna in particolare era tutta santa. Allora, sapete cosa facevano fare i romani ai cristiani? Prendevano un altarino, un tavolinetto, e ci mettevano sopra la statuina di Giove, di Apollo, di Marte. Dopodiché vicino c'era un braciere con l'incenso e gli dicevano: prendi il cucchiaino e metti l'incenso lì davanti. Se fai questo, vai a casa. Se non fai questo, c'è il Colosseo e buon appetito a tigri e leoni che ti si mangeranno vivi. Secondo voi i cristiani ce lo mettevano l'incenso dentro quel braciere? Non ce lo mettevano. Perché? Perché Giove, Apollo e non solo non sono dei, ma sono falsi dei, appunto, sono idoli e sono però, per chi ci crede, realtà che prendono il posto del Dio vero. Perché chi dice adoro Marte, Marte è il dio della guerra, quindi la guerra, che ha un suo dio che è Marte, è una cosa sacra e quindi la farò in nome di Marte, d'accordo, eccetera eccetera. Allora l'idolo è ogni cosa che nel nostro cuore prende il posto di Dio. Allora oggi noi non abbiamo gli idoletti dei romani, ma, e già concludo perché in questa omelia vorrei soltanto aiutare me e tutti noi, cosa c'è nel nostro cuore? Siamo sicuri che Dio, Gesù dice, amerai il Signore tuo Dio? Sta dicendo indirettamente: sei sicuro che il tuo Dio sia il Signore o è qualcun altro? Sapete tutte quante le catechesi di mi ricordo quelle di Monsignor Petrocchi sugli idoli del mondo, il sesso, i soldi e il successo. Quanta gente brucia incenso al piacere, che è il suo unico Dio, al possedere, che è il suo unico Dio, al potere, non ne parliamo, che è il suo unico Dio. Ma a volte l'idolatria si manifesta in forme minori. Io faccio sempre degli esempi un po'. La squadra di calcio, secondo voi, per molti non è un idolo? Se un ragazzotto va a una partita di calcio e uccide un suo simile a coltellate perché appartiene al clan rivale, ma capite? In nome di chi sta uccidendo? In nome della sua fede, della squadra di calcio, perché pensa che chi tifa per un'altra squadra di calcio sia talmente lontano da lui da essere un nemico da eliminare. Capite? Non è vero evidentemente questo qui, ma dentro quella psiche si è insinuata questa cosa. Avete mai visto i concerti dei cantanti rock? Io sì, perché dove c'è scritto, non dico il nome, nome del cantante rock, tu sei il mio Dio? Io l'ho visto gli striscioni, proprio scritti in questi termini. E guardate che alcuni cantanti rock sono il dio di tanti ragazzi, perché che cosa fanno i ragazzi?
Il cantante rock fuma? Fumo pure io. Si fa le gambe? Me ne faccio pure io. Sta pieno di tatuaggi? Me ne faccio pure io. Cioè, quello che è l'idolo che sta nel nostro cuore poi specifica tutta quanta la nostra modalità di vita. Capite? Allora, siamo sicuri che il Signore è il nostro Dio? A volte è anche una creatura. Quando noi mitizziamo o idolatriamo una creatura, sapete che la Chiesa qualche volta ha anche dovuto nel corso della storia calmare un pochino gli animi nei confronti del culto rivolto ai santi, perché certamente ai santi è giusto rendere culto, ma attenzione, non si rende culto alla persona del santo, attenti, ma si rende culto a Dio che ha operato prodigi attraverso la grazia in quel santo. Non si idolatra la persona, perché quel santo è nulla, come tutti noi siamo nulla davanti a Dio. Allora, una grande provocazione di questa liturgia, io non lascio risposta, ma ce lo dobbiamo chiedere. Nel mio cuore c'è il Signore? Da che cosa lo capisco? A cosa penso dalla mattina alla sera? Spendo del tempo per stare con il Signore, conoscere il Signore, amare il Signore Dio tuo con tutta la mente, servire il Signore, conosco la sua legge, mi prodigo nel fare il bene non soltanto per filantropia, ma proprio per amore del Signore, perdono le offese ricevute. Cioè, c'è Lui alla base dei miei pensieri, dei miei affetti, delle mie azioni, o c'è qualcun altro o qualcos'altro? Ecco, questa è una, a mio avviso, delle belle domande che dobbiamo porci in coscienza davanti al Signore e darci una risposta, perché se qualcun altro nel nostro cuore ha preso il posto di Dio, è opportuno fare una cosa molto semplice: aprire la porta, sbatterlo fuori e rimettere al centro del nostro cuore, come unico Signore, l'unico a cui spetta questo posto, il nostro sommo ed eterno Dio e Signore, Gesù Cristo Salvatore. Siamo lodati Gesù e Maria.